Roma, 21 luglio 2000, sede dell'ANED. Intervista testimonianza del signor Giuseppe Di Porto, conduce l'intervista Aldo Pavia. Mi chiamo Di Porto Giuseppe, sono nato a Roma il 3 giugno 1923, da famiglia ebrea italiana da moltissime generazioni. Mio padre, nel 1916, fu mandato al fronte, diciamo sul Carso, dove fece la guerra fino al 1918. Dovette sposare mia madre per procura perché mia madre era di stato interessante. Nel 1938 subentrarono le leggi razziali. Mio padre, che faceva il venditore ambulante, ricevette l'avviso dal comune di Roma perché ebreo dovette riconsegnare la sua licenza. E praticamente la mia famiglia, composta di mio padre e mia madre, 8 figli fra fratelli e sorelle, ci fu una tragedia perché mio padre non perse l'unico lavoro che aveva, e allora, diciamo, pensammo io, mio padre e mio fratello di adattarci a fare qualunque lavoro pure per sopravvivere. Mio padre nel 1938 si dovette adattare a fare il venditore per la strada, come fanno adesso attualmente gli extracomunitari, e io e mio fratello ci adattammo a fare molti mestieri più pesanti, più umili. Io mi misi a fare un po' il muratore, un facchino, scaricare mercati generali e tanti altri mestieri per portare qualcosa per le necessità familiari. Abbiamo vissuto molto male, proprio avevamo questo problema che non potevamo svolgere nessun lavoro, non potevamo allontanarci da Roma, non potevamo frequentare bar, non potevamo andare in un cinema, perché per noi ebrei con le leggi razziali c'era proibito tutto. Anche una volta mi ricordo che con mia madre e la mia famiglia andammo a Ostia per passare qualche ora al mare, sulla spiaggia. Fummo arrestati e fummo portati al commissariato e dovette venire mio padre per firmare una diffida che qualora un'altra volta ci avessero arrestati a Ostia, lui sarebbe andato a finire nel carcere. Abbiamo passato questi brutti periodi per 2 o 3 anni. Nel 1942 fui chiamato dal commissariato perché mi era arrivata una cartolina che ero stato inviato ai lavori obbligatori. Fui mandato a Ponte Vittorio, nel tratto, diciamo, vicino l'ospedale di Santo Spirito, e andai a lavorare lì per qualche mese. Era un lavoro pesante e inutile, praticamente con un'altra cinquantina di miei correligionari stavamo lì a spalare la sabbia del Tevere e buttarla nel fiume, ma era un lavoro inutile in quanto quando d'inverno il fiume ricresceva, questa sabbia ritornava un'altra volta lì. Ma io ho lavorato qualche mese, poi visto che era un lavoro inutile, un lavoro faticoso, un lavoro non retribuito, e io molte volte quando mi riusciva scappavo dal lavoro perché c'avevo sotto i miei pantaloncini, c'avevo il costume da bagno, mi toglievo i pantaloncini e a nuoto attraversavo il fiume e andavo all'altra parte del Tevere e scappavo, andavo a lavorare per conto mio per guadagnare qualcosa per aiutare la famiglia. Poi ho saputo alla fine della guerra che, diciamo, queste fughe, che io rischiavo il carcere perché i carabinieri spesso mi venivano a cercare a me, sfortunatamente ci sono andati in mezzo anche altri miei correligionari che si chiamavano come me Di Porto Giuseppe. Ma insomma, io fortunatamente, insomma, diciamo, non ho, sono riuscito, insomma, a,
diciamo, questo lavoro a coprirlo, scappavo, me ne andavo a lavorare e mi sono arrangiato per quel periodo. Nel 1943, era agosto, settembre del 43, i tedeschi minacciarono la comunità ebraica di Roma che, qualora non avessero consegnato 50 chili di oro, avrebbero portato in carcere in Germania diversi ebrei romani. E la comunità si dette da fare in quelle giornate per procurare questi famosi 50 chili d'oro. Devo dire la verità, seppi che anche molti cattolici aiutarono la comunità. Alla fine, insomma, si raggiunse questo quantitativo di oro e fu pagato questo ricatto, insomma, chiamiamolo ricatto. Ma come poi abbiamo veduto in seguito, questo non è valso a nulla, questa consegna di questi 50 chili d'oro. A settembre del 43, io lavoravo ancora a Roma fino all'ottobre, mi arrangiavo al lavoro, insomma, facevo così, saltuario. All'ottobre, i primi d'ottobre del 43, diciamo, a Roma non c'avevo molto lavoro, decisi di andarmene a Genova, dove c'erano alcuni miei conoscenti che mi dissero che lì si poteva svolgere un lavoro, si poteva cambiare qualcosa. Allora decisi di partire e andarmene a Genova a lavorare. A Genova mi trovavo nel periodo quando successe il 16 ottobre, che ci fu quella famosa redada nel ghetto di Roma, e io mi preoccupavo, volevo ritornare a Roma, mi misi in contatto con la mia famiglia. La mia famiglia mi disse di stare tranquillo perché, diciamo, loro erano riusciti a salvarsi, perché tramite, diciamo, una parte della nostra abitazione, che noi abitavamo a Via della Reginella, confinava con un cortile, e col cortile dava a un'altra strada, che loro da quel cortile riuscirono a scappare. E fortunatamente, insomma, la mia famiglia il 16 ottobre non ebbe nessuna conseguenza con la deportazione degli ebrei. E io rimasi a Genova, insomma, a lavorare. Quando fu, diciamo, il 3 novembre, sempre del 43, seppi che in quella città avevano fatto un rastrellamento alla sinagoga di Genova. E allora io decisi di tornarmene a Roma. Ritornai a casa di dove abitavo, in questa abitazione dove abitavo, per rifare le valigie e ritornarmene a Roma. Mentre ero così intento a preparare i miei bagagli, sentii bussare alla porta, andai a aprire. Erano i fascisti con i tedeschi, che sapevano in quell'abitazione abitavano degli ebrei. Mi trovarono a me e mi arrestarono, e fui portato a Marassi. A Marassi c'erano lì molti ebrei che avevano rastrellato al Tempio e altri ebrei che hanno arrestato anche nelle vicinanze di Genova, ma insomma un centinaio di ebrei. Siamo stati in questo carcere a Marassi fino alla fine del novembre del 43. Il 1 dicembre del 43 fummo trasferiti con carri bestiame, fummo trasferiti a Milano. A Milano fummo racchiusi nel carcere di San Vittore. Nel carcere di San Vittore siamo stati lì un altri 5 giorni. Eravamo stati avvertiti il giorno prima che, diciamo, da quel carcere dovevamo andare, essere trasferiti in Germania a lavorare. Donne, vecchi, ammalati, giovani, bambini, tutti quanti, dovevamo andare in Germania fino alla fine della guerra. Allora ci dissero di preparare qualche scorta, un po' di generi alimentari, insomma, così. E infatti il 6 di dicembre del 43 fummo portati nella stazione sotterranea di Milano e fummo messi in questi famosi carri bestiali. Questi carri praticamente erano circa un 30 metri quadrati, che, diciamo, potevano contenere massimo 10-15 persone. Dei carri che contenevano anche 60 persone dentro, carri che non avevano né un bagno, non avevano un lavandino, non avevano nulla.
E da lì è cominciato il nostro calvario e abbiamo cominciato questo viaggio verso Auschwitz, che è durato 6 giorni. 6 giorni, in 6 giorni, diciamo, è stata una tragedia, perché, diciamo, vivere 6 giorni in questo spazio limitato, che una persona non poteva stare sdraiata, ma doveva stare o in piedi o rannicchiato in qualche angolo, così piegato, perché non c'era lo spazio necessario. Allora, le donne che piangevano, i vecchi che si lamentavano perché erano malati, i bambini che avevano fame. È stata veramente delle giornate che, da tragedia, proprio la giornata non passava mai, anche il freddo, perché c'era un piccolo finestrino in alto che mandava un po' di luce, ma l'acqua non c'era, c'era limitatissima, c'era una piccola scorta, il pane, quello uno che si era portato qualche cosa. Insomma, noi abbiamo vissuto in 6 giorni, ci siamo fermati 2 sole volte e abbiamo ricevuto un po' di pane, qualcosa così per mangiare, e ci hanno fatto scendere per fare le nostre necessità corporali. La mattina, nelle primissime ore dell'11 dicembre del 1943, questo convoglio, che poi a Milano, questo convoglio era stato aggiunto altri prigionieri, che da Milano, dal nord Italia, da Venezia, da Trieste, eravamo circa un migliaio di prigionieri. Tutti questo convoglio, che era circa un 15 vagoni, siamo arrivati a Birkenau, Auschwitz II. Arrivati a Birkenau, che era ancora notte, sono state le 2-3 del mattino dell'11 dicembre, siamo scesi da questo vagone, noi e gli altri pure, e diciamo, già eravamo sofferenti dal carcere, sofferenti da questo viaggio. Io ho avuto la fortuna che, diciamo, la mia prigionia non avevo nessun familiare, però vedere queste scene di queste donne che piangevano, i bambini che si lamentavano perché avevano sete, perché avevano fame, queste persone anziane che non, che erano anche morenti, c'erano persone che anche stavano proprio per morire. E allora per forza siamo scesi da questi vagoni, e sono state scene allucinanti, perché le madri che piangevano, non si volevano staccare dai mariti, dai figli, e allora le urla di questa SS con queste scudisci, con questi calci di fucile che, diciamo, te li davano addosso. Con questi cani lupi che te li mandano addosso per azzannarti. Insomma, abbiamo passato dei momenti di completo terrore. Poi vedere queste scene della separazione di questi nuclei familiari, che non si volevano separare dai mariti, dai figli, perché la SS ci aveva fatto dire, tramite un interprete, che in questa zona esistevano due campi: un campo dove sarebbero andate queste donne, questi bambini, questi malati, che era un campo dove il lavoro, se c'era, c'era in forma molto leggera, le persone ammalate sarebbero state curate, e dall'altra parte le persone giovani, le persone che erano in grado di lavorare, che sarebbero andate dall'altra parte. Io capii subito che la cosa non mi era molto chiara, perché pensai, dico, dall'Italia mi portano qui, in questa terra, che io non sapevo dove era, se era Polonia, se era Germania, se era Austria. Noi abbiamo viaggiato quasi 6 giorni, giorno e notte, ma non capivo. Però era un freddo enorme, la neve per terra. Insomma, diciamo, fummo separati dopo molte, molte, molte tragedie di famiglie che non si devono separare,
C'è stato pure chi non si voleva separare, fu separato con la forza, anche qualcuno fu ucciso perché non voleva abbandonare la famiglia. E, insomma, fu diciamo, delle scene da tragedia, scene scioccanti per me. Figuriamoci chi doveva separarsi dal padre, dalla madre, dai fratelli, insomma. E fummo caricati su dei furgoni coperti e abbiamo camminato per circa una mezz'ora circa. E poi arrivammo a questo campo che poi seppi che questo campo che io ero arrivato era Auschwitz terzo, cioè Monowitz, Buna chiamato. Da lì noi ci hanno fatto scendere da questo camion, ci hanno portato in una baracca e ci hanno fatto spogliare completamente nudi, nudi senza nemmeno niente addosso. E eravamo stati minacciati che qualora ci avessero trovato qualcosa addosso ci avrebbero uccisi. Spogliati tutti i nostri averi, i nostri vestiti, tutto quanto. Da lì, nudi, sempre con il freddo che la neve c'era fuori, siamo andati a un altro, abbiamo attraversato da un'altra baracca, la strada, un'altra baracca, a un 100 metri circa. Questa baracca, che era la baracca dove si facevano le docce, siamo andati a fare questa doccia che con l'acqua che delle volte veniva l'acqua che bolliva e delle volte l'acqua era freddissima, proprio ghiacciata proprio. Fatto questa doccia ci siamo asciugati alla meglio e poi diciamo siamo andati in un'altra parte sempre di questa baracca e ci hanno dato vestiti, diciamo i vestiti, scarpe che non erano la misura giusta, vestiti, pantaloni che erano larghi, pantaloni che erano corti, questa biancheria che era tutta sporca, sbrindellata, vestiti, diciamo, vestiti di questo campo, così. Poi dopo vestiti ci siamo stati trasferiti in un'altra baracca. In un'altra baracca c'era uno stanzone grandissimo e in questo stanzone c'era un tavolo con due o tre SS armati e da una parte del tavolo, dall'altra parte del tavolo c'era una persona seduta come stasse a scrivere con un libro, come stasse a scrivere qualcosa, e un altro c'aveva un libro che scriveva man mano che il prigioniero era avanzato, ma prima dell'inizio di questa operazione noi eravamo stati, diciamo, avvertiti tramite l'interprete, perché questo SS che parlava tedesco aveva un interprete, e questo interprete traduceva tutto quello che diceva il tedesco, e cioè che da quel momento noi non eravamo più, io personalmente non mi chiamavo più di Porto Giuseppe, ma mi dovevo chiamare col nome 167.988. Cioè, loro dicevano a tutti quanti in generale che questo era il nostro numero. Noi non ci chiamavamo più con nome e cognome, ma ci chiamavamo con questo numero. Questo numero era la nostra identità del campo. E questo numero noi dovevamo saperlo anche nella lingua tedesca, che il 99% di noi, di tutti noi, non capiamo una parola né di tedesco, né di polacco, né di francese. E questa è stata un'altra grande tragedia. Ma noi già, diciamo, già quando dal carcere, a me, diciamo, personalmente a me mi ha fatto l'effetto che ormai si sapeva qual era la nostra fine. In pratica era un inizio che loro volevano che uno capisse che, diciamo, demoralizzare l'essere umano. L'essere umano non doveva più esistere. Noi dovevamo essere peggio degli schiavi, perché tu uno schiavo lo tenghi, gli dai il vitto, lo copri, lo curi in una certa maniera.
Ma noi, la nostra fine, infatti, dai primi giorni si è visto quello che doveva essere, cioè il lavoro che era molto pesante, perché già la tragedia era iniziata, la separazione dei nuclei familiari. Poi noi avevamo tante, tante difficoltà da superare, difficoltà che erano insormontabili al 99%, insormontabili perché lì subentrava la lontananza da casa, il morale, il clima, perché noi, specialmente noi italiani, non eravamo abituati a temperature che d'inverno scendevano anche 5-10 gradi sotto zero. Lavori così pesanti, non tutti avevano un fisico di sopportare un lavoro di quella certa maniera. Io magari che ero abituato fin dall'infanzia a lavorare in mezzo alla strada, perché fin da bambino, fin dall'età di 10 anni, io lavoravo con mio padre perché mio padre faceva il venditore ambulante e il mio lavoro consisteva con il carrettino a stare in mezzo alla strada dalla mattina alla sera. Pertanto il mio fisico in certo qual modo ero un po' abituato, ma vedevo tante persone che era una sofferenza, diciamo, perché non erano abituati a questo lavoro, lavoro molto pesante, lavoro che consisteva a portare tubi di metallo, carriole di ferro, materiale edile, e tutti i lavori pesanti che, diciamo, un bel momento alla fine della giornata era. La giornata, la fine della giornata non arrivava mai. E noi avevamo una giornata di lavoro che era molto lunga. Noi avevamo, d'inverno, avevamo 8 ore al giorno di lavoro. Di autunno e primavera avevamo 10 ore di lavoro al giorno. E d'estate ne avevamo 12 ore al giorno di lavoro. Perché era secondo diciamo, le ore della luce che c'era, perché le giornate d'inverno erano più brevi e c'era meno ore di lavoro. Avevamo, diciamo, queste ore di lavoro e avevamo diciamo, un'interruzione di mezz'ora per mangiare un po' di brodaglia, di rape, cioè erano barbabietole, rape, cioè queste verdure che danno agli animali. E allora noi ci facevamo la zuppa per il pranzo e c'era questo lavoro che era veramente bestiale. Allora, diciamo, molto, molto, diciamo, era pure oltre la fatica, il freddo, era la fame. La fame che era una cosa allucinante. La fame noi avevamo dagli accertamenti fatti. Naturalmente, quando sono stato liberato, perché in quei momenti no, ma noi avevamo un vitto che consisteva una media di 1300-1500 calorie al giorno, che era umanamente impossibile la sopravvivenza per il lavoro pesante, per il freddo, per il lavoro che uno non si poteva fermare un attimo perché era sempre sorvegliato e guai a fermarsi o a far vedere che non si lavorava. E allora questo vitto che noi avevamo, era insufficiente perché un essere umano per sopravvivere senza lavorare e al coperto deve avere minimo 2000 calorie al giorno. Ma noi avevamo 1500 e allora il fisico, diciamo, dopo un po' di tempo ne risentiva e allora incominciava, diciamo, il fisico a risentire questa mancanza di calorie. Incominciava a sentire la nostalgia della casa, molte persone che piangevano dalla mattina alla sera, e, diciamo, molti problemi, pensavano alla famiglia, miei figli, mia moglie, e dove starà. E allora si vedevano che proprio arrivava questo decadimento fisico che dopo qualche mese questa persona non aveva più forza di reagire. Io ho avuto la fortuna di avere una reazione, diciamo, un po', diciamo,
una forma di puntiglio che ho preso. Dico io voglio sopravvivere, io voglio ritornare nella mia famiglia, voglio ritornare in Italia. E ho tirato avanti per molti mesi, anche se vedevo che giorno per giorno molte persone che ho visto il giorno prima, il giorno dopo non c'erano più perché erano andati all'ospedale o perché erano stati ammalati e da lì via, erano andati alle selezioni. Le selezioni erano un'altra cosa che noi diciamo che incideva molto sul morale. Era la selezione. La selezione consisteva che due volte al mese, perché noi durante il mese avevamo 4 domeniche, due si lavorava e due no. Quando capitavano quelle domeniche che non si lavorava, queste domeniche serviva per la disinfettazione, per il controllo dei vestiti se sono stati a posto, per la pulizia dei capelli. E allora consisteva anche che 1 ora o 2 ore di queste domeniche si doveva stare in baracca perché dovevamo passare la visita del medico con uno della SS. E questa era la selezione. La selezione, noi eravamo nella baracca, eravamo circa un 140-150 prigionieri. Di questo 140-150 prigionieri, un buon terzo veniva eliminato, cioè si passava il controllo, si passava completamente nudi davanti a questo dottore, questa SS. Allora il medico indicava: tu fuori, insomma, sempre quei 30-40 prigionieri venivano messi a parte e poi, i primi tempi non sapevamo che fine facevano, e poi negli ultimi tempi sapevamo che questi erano quelli della selezione che venivano mandati nelle camere a gas e venivano mandati poi nei forni crematori. Questo, diciamo, era la vita del campo. Io, diciamo, ho avuto la fortuna che, perché per sopravvivere, che altrimenti non sarei sopravvissuto, sicuramente non sarei sopravvissuto, sarei morto anch'io. Ho avuto la fortuna che ora cercherò di raccontare. Parlo del morale adesso. Il morale, ecco, vedevo molti che proprio moralmente si buttavano giù, diciamo, non volevano vivere, proprio erano stanchi, non reagivano, diciamo, con quello che accadeva e quello che vedevano, perché veramente era una cosa indescrivibile. Poi gente che si vendeva il pezzo di pane che gli davano giornalmente, si vendeva per una sigaretta, e quella è stato, diciamo, vogliamo dire, la morte, un'accelerazione alla decadenza fisica, la morte, proprio perché, diciamo, questo poco di calorie che si aveva, perché noi il pasto nostro consisteva la mattina un po' di orzo caldo, un po' di orzo caldo, una fetta di pane e un pezzettino di margarina. E con quella dovevamo stare fino al mezzogiorno, all'ora del rancio. A mezzogiorno avevamo questo po' di brodaglia, di rave, di questo proprio immangiabile per chi non aveva fame, mangiare buono per noi che avevamo molto appetito, perlomeno aiutava un po', era sempre un qualcosa di caldo. Dopo mezz'ora si ritornava al lavoro e poi la sera si prendeva questa zuppa che magari era un po' più consistente, un po' più fitta, perché questa zuppa, se aveva la fortuna di prenderla in mezzo al secchio, quando capitava in mezzo al secchio, allora era un po' consistente e spesso si trovava anche qualche patata dentro. Ma il cibo non era sufficiente per sopravvivere. Allora io ho avuto la fortuna che un giorno il mio capo del lavoro mi chiamò da una parte e mi disse: senti, ti interessa avere un po' più di zuppa all'ora di pranzo? Dico: sì, mi interessa. Allora tu la mattina prepararti
Primo dell'appello, devi venire in quella baracca lì, io ti darò un oggetto, anzi io, ci sarà una persona che ti darà un oggetto che tu dovrai portarmi sul lavoro. Noi sul lavoro lavoravamo anche con dei civili, una parte erano civili, diciamo, francesi, italiani, greci, cecoslovacchi. E una parte erano militari inglesi, francesi, americani. E dice, noi lavorammo lì, però non c'era rapporto. Loro magari ci dicevano fai questo, e noi lo facevamo perché era il lavoro che dovevamo seguire noi, i lavori pesanti. Loro non li facevano questi lavori pesanti. E allora si stava a contatto con queste persone e allora, diciamo, lui aveva la possibilità che stando a contatto con questi civili o questi militari che ricevevano i pacchi da casa e questa gente aveva, diciamo, un vitto superiore, aveva i pacchi da casa, i pacchi della Croce Rossa, pratica non gli mancava il mangiare. Allora io dovevo in pratica a questa baracca, che era una baracca dove era il deposito di tutti i vestiti, le scarpe, le camicie, di tutti i deportati che arrivavano giornalmente a Birkenau, e allora o a Monowitz, al campo dove stavo io. Allora, quando questi deportati, questi civili, venivano spogliati di questi vestiti che avevano indosso, questi vestiti rimanevano lì in questa baracca. E allora lui, diciamo, tramite questo addetto al controllo di questa baracca, lui prendeva la mattina un giorno una camicia, un giorno un pullover, un giorno un paio di pantaloni, e allora io andavo lì, ritiravo questo oggetto, me lo mettevo addosso e poi lo portavo sul campo. Sul campo io mi toglievo questo oggetto e lo davo a questo tedesco, che in effetti questo capo del lavoro nostro era un tedesco, cioè era un criminale tedesco, che doveva fare vari anni di carcere, e allora invece di stare in carcere loro preferivano a fare il capo del lavoro in questi campi di sterminio, chiamiamoli. E infatti lui portava il triangolo verde, però allora avevo preso un accordo a cui gli portavo questo oggetto. Lui, diciamo, faceva il cambio con questi civili o militari, e allora rimediava tabacco, rimediava zucchero, rimediava altre cose, nesce burro, insomma, rimediava delle cose che per lui erano comode nella sua baracca. E allora io, quando prima di riniziare il ritorno al campo, lui mi dava questo oggetto, io non lo nascondevo addosso e lo riportavo al campo. Al campo c'era un grande rischio, che nei primi tempi io non valutavo l'importanza di questo rischio, perché vedevo che fermavano dei comando, perché noi eravamo frazionati a comando, ogni comando aveva il suo nucleo di prigionieri, chi un comando che era formato da 10, 15, 20, 40. Il mio comando eravamo una trentina di deportati, e allora vedevo che fermava. Poi in un momento ho saputo che, diciamo, questo controllo che i tedeschi facevano al rientro dei deportati dal lavoro, questo controllo che facevano, se trovavano qualche oggetto addosso, si andava all'impiccagione, perché era proibito, proibito, assolutamente non si doveva portare, neanche un chiodo si doveva portare dal lavoro. E io poi mi sono accorto che varie volte, questo l'ho notato molte volte, che hanno fermato il comando prima del mio e il comando anche dopo il mio, ma il mio fortunatamente nell'arco del appunto degli ultimi 4-5 mesi, cioè i mesi più duri, non mi hanno fermato, perché se mi fermavano avrei fatto la fine che hanno fatto molti deportati. Infatti noi in media
una volta, due volte alla settimana, dovevamo, diciamo, presenziare a questa impiccagione, cioè questi prigionieri, questi deportati che, non so, perché si erano ribellati, o perché hanno tentato di scappare, o perché, non so, perché hanno rubato, o anche per altre banalità, insomma. E allora diciamo, per dimostrare a tutte queste migliaia di prigionieri, diciamo, quello che potevano fare, quello che gli poteva succedere a loro, diciamo, dovevamo presenziare questa impiccagione. Tutto il campo lì presente, perché noi avevamo lì il patibolo, cioè le forche, e questi prigionieri, o uno, due, anche tre per volta, venivano fatti salire sul patibolo, la corda intorno al collo, e poi la botola si apriva e questi rimanevano lì, morivano impiccati, così. E noi dovevamo vedere queste scene, che non è che gli mettevano un cappuccio in testa, ma questi, diciamo, morivano così con il nostro. Allora, il morale molte volte diceva di abbandonare. C'è stato un periodo che dovevo portare delle bombole di metallo, delle bombole di ossigeno in sue impalcature a un'altezza anche di 10-15 metri, e allora mi veniva la voglia di dire: ma perché devo soffrire? Perché devo? Dico, non c'è, vedevo morire la gente così per stupidaggine. Dico, ma se io mi uccido, finisco di soffrire, finisco di tribolare. Vedevo molti pure che si buttavano addosso ai fili dell'alta tensione. Era una vita che, diciamo, penso che una vita che non la potrò mai dimenticare. Infatti, ancora fino agli ultimi tempi, ho sempre sofferto, perché mi sono sempre ricordato di queste scene, e di quello che avevo visto, e di quello che della gente che avevo visto morire, insomma, i morti. E allora, però, cominciava a subentrare anche un po', diciamo, la speranza, diciamo, perché io molte volte, dicevo, mi rivolgevo a Dio e dicevo: ma tu non esisti, perché se tu realmente il Padre Eterno fosse esistito, com'è possibile tu devi vedere morire queste persone che nella loro vita non avranno mai fatto niente di male, ma vedere morire bambini, gente che non era capace neanche di alzare un dito, perché gente che non era capace di fare il male a altre persone, vederle morire così, perché? Perché erano nate, diciamo, perché erano nate ebrei. Dico, ma perché? E io molte volte bestemmiavo, dico, ma poi mi sono dovuto ricredere quando in effetti ho visto la morte moltissime volte vicino a me, moltissime volte, mi ha sfiorato, però, diciamo, eccomi qui, non sono morto. Come, diciamo, l'ultima prova ne ho avuto che io non dovevo morire, ce l'ho avuto, veramente ce l'ho avuto dall'infanzia. Dall'infanzia io mi ricordo, ero piccolo, avevo circa 2 anni, e questo dai racconti che mi faceva mio padre e mia madre quando avevo l'età che potevo capire meglio. Avevo 2 anni quando avevo la rosalia con una febbre altissima. Mio padre mi diceva che io avevo la febbre oltre 40. E allora la notte, per la febbre altissima che avevo, diciamo, come si usava anticamente, si dormiva con i genitori. Io dormivo fra mio padre e mia madre. Allora, nel pieno della febbre, diciamo, mi rivoltai dal letto e caddi dal letto. Cadendo dal letto, andai a sbattere con la mia fronte, a uno spigolo del comodino, che era un comodino che aveva una base di marmo. Andai a sbattere con la fronte e mi spaccai tutta la testa qui.
Allora mio padre e mia madre mi misero una coperta e mi portarono dal ghetto dove abitavamo, perché abitavamo in via della Reginella 2, mi portarono a un pronto soccorso che era il pronto soccorso della Consolazione, cioè dove attualmente adesso risiede il comando dei vigili urbani, e c'era un pronto soccorso. Mi portarono lì e i dottori dissero a mio padre e mia madre, mi visitarono, mi dissero: guardi, questo bambino lo lasci pure qua, ma questo bambino non lo può riportare a casa, perché questo bambino, diciamo, non arriverà domani mattina. Come morire? Cioè, questo bambino deve morire. Un po' la conseguenza della Rosalia che aveva, e un po' la conseguenza della botta che ha avuto in testa, e pertanto è inutile che lei se lo riporti a casa. Ma mio padre disse: sì, ma quando mio figlio deve morire qui, me lo porto a casa, voglio che muoia a casa. E infatti mi ha portato a casa, e allora eccomi qui. Da lì ho passato quello passato, campo di sterminio di Monowitz. Arriva il famoso 18 gennaio del 1945. Ma noi, diciamo, il nostro morale negli ultimi mesi era anche un po' sollevato, perché avevamo notizie da queste persone che avevamo contatto. Verso la fine del 1944, il morale in genere di tutti i deportati di quel campo si era un po' sollevato, in quanto avevamo saputo tramite voci che giravano fuori dal campo, cioè con i civili, sapevamo che gli inglesi, gli americani erano sbarcati in Francia, che la Russia stava avanzando sulla Polonia, e diciamo, e sapevamo, insomma, che i tedeschi stavano subendo delle gravi perdite durante questa guerra. E allora il nostro morale era un po' sollevato, però diciamo sempre la fatica, il freddo, la fame era sempre uguale. Io, per far capire a che grado si arrivava della fame di un deportato, mi ricordo che nella mia baracca di fronte c'era, circa un 50 metri dalla mia baracca, c'era un porcile, un allevamento di maiali. E quando la sera, diciamo, suonava l'allarme, insomma, che tutti indistintamente dovevamo rientrare, metterci nella nostra baracca, metterci a letto, e per nessuna ragione al mondo si doveva uscire dalla baracca, pena la morte sicura, assolutamente. Allora io ho intravisto che in questo porcile i tedeschi buttavano tutti gli avanzi della cucina, pezzi di pane, altre cose, cibi, insomma, che erano guasti, che loro non mangiavano più, li buttavano in pasto a questi maiali. Allora io, magari raramente, ma quando capitava una sera che diciamo non c'era la luna, o perché c'era la nebbia, allora che non si vedeva a una distanza di 3-4 metri, io, quando la notte ormai dormivano tutti quanti, io uscivo, perché c'era la guardia che, diciamo, che faceva la sorveglianza fuori la porta lì, dentro la baracca, però lui anche si sdraiava e dormiva anche lui. Allora io sapevo tutto questo. Allora, diciamo, quando capitavano queste nottate eccezionali, perché non sempre capitava, o la nebbia o la pioggia o tante altre cose, e non c'era la luna, il cielo era coperto, io uscivo dalla baracca quando dormivano tutti, e piano piano, diciamo, uscivo dalla baracca, e a carponi mi facevo questi 50 metri per arrivare fino alla baracca dove stavano questo allevamento di maiali. Entravo dentro questo ridicolato, alzavo un pochino, entravo,
E mi procuravo un pezzo, due pezzi di pane che stava lì, che i maiali, diciamo, ci facevano tutto, gli escrementi dei maiali, sporco di terra. Prendevo questi due pezzi di pane e, diciamo, li riportava la baracca. E ho avuto per 6-7 volte, ho avuto la massima fortuna, perché se disgraziatamente venivo, diciamo, preso, che io stavo fuori della baracca, mi avrebbero ucciso senz'altro. Prendo questi due pezzi di pane, un pezzo di pezzo di pane, li pulivo tutti da questo verde della muffa, da questi escrementi dei maiali, e me li mangiavo. Me li mangiavo perché la fame, mi sarei mangiato qualunque cosa, perché la fame era veramente tanta. Questo per far capire a che punto arrivava la fame di un deportato. Arriviamo al famoso 18 gennaio del 1945. Un paio di giorni prima eravamo stati avvisati che probabilmente ci sarebbe stata l'evacuazione di Auschwitz, perché dovevamo evacuare il campo e andare verso i confini della Germania e anche oltre. E ci hanno detto così, ma infatti noi sentivamo già il rombo delle cannonate. Il rombo delle cannonate che, diciamo, i russi ormai non stavano molto distante da Auschwitz. Allora arriva questo famoso 18 gennaio del 1945. Veniamo svegliati nella notte. Veniamo svegliati perché alcune baracche avevano fatto uscire tutti i prigionieri, e questi prigionieri si erano incolonnati, ma il giorno primo, la sera, primo dell'evacuazione, avevamo ricevuto una scorta, cioè un paio di pezzi di pane, qualche pezzo di margarina, qualcosa così, perché dovevamo fare questa marcia che non sapevamo quanto tempo durava. Allora abbiamo visto che una parte del campo usciva dal lager, ma fuori già c'era un'altra colonna molto lunga di questi deportati. E poi questa colonna ha incominciato a camminare. E io, fino a qualche mese fa, io non sapevo, erano circa 15.000 prigionieri, che io non sapevo che fine hanno fatto questi deportati. Poi l'ho saputo perché ho avuto la fortuna, siccome io ho un figliolo che vive in Israele, a Gerusalemme, e spesso vado in Israele, ho avuto la fortuna di incontrarmi con due deportati che avevano il numero quasi come il mio sul braccio. Parlando, lui mi ha spiegato che facevano parte di questo famoso gruppo di deportati che, diciamo, hanno fatto la famosa marcia della morte. Infatti loro hanno camminato per 4 giorni e 4 notti, sono arrivati a Glevitz, l'hanno messo su dei treni, vagoni scoperti, però non coperti, scoperti, e hanno ammucchiato questi gruppi di prigionieri e hanno fatto questo viaggio fino all'interno della Germania. E di questi 15.000 prigionieri, diciamo, una buona parte sono morti durante questa famosa marcia della morte. Perché? Perché la maggior parte di questi prigionieri che non potevano camminare, che non rimasti e si fermarono per terra, come ho visto poi in seguito io, gli si avvicinava il tedesco con la pistola, un colpo alla testa e lo uccideva. Una buona parte sono morti appunto durante questa famosa marcia della morte. Poi un'altra buonissima parte sono morti durante questo tragitto Glevitz-Belzebeze, mi sembra che lui metto Belzebeze, e diciamo di questi 15.000 ne sono arrivati solamente 2.000, gli altri sono morti tutti durante questi 6-7 giorni diciamo, di viaggio, senza mangiare, senza bere. Questi, diciamo, sono morti la maggior parte di questi prigionieri. Questo l'ho saputo, questo,
4-5 mesi fa, da questo signore, un certo Juden, non moro, un nome così, un cecoslovacco di Praga. Cecoslovacco di Praga. Arriva il turno nostro, secondo gruppo dell'evacuazione di Auschwitz. E noi, il gruppo che poi ha saputo, eravamo circa un 3-4 mila prigionieri. E abbiamo incominciato a fare questa marcia della morte. E l'ho potuto riscontrare con i miei occhi perché? Perché io, diciamo, ero con un mio parente che poverino lui era messo male, fisicamente non aveva più forze di camminare. Allora, durante questa marcia che è durata 3 giorni, questo poverino spesso si buttava per terra, io dovevo andare a rialzarlo, alzati, perché sennò qui, vedi, io sentivo dei colpi di fucile, dei colpi di rivoltella, ma non capivo che cosa succedeva lì dietro. Poi quando siamo rimasti alle ultime file, ho visto quello che succedeva, perché proprio a pochi metri da me vedevo che il tedesco si avvicinava a questo prigioniero che stava per terra e con la pistola sulla testa gli sparava e lo uccideva, per non lasciarlo vivo qui. Questa è stata la grande barbarie, perché i russi erano a pochi chilometri di vicinanza e noi abbiamo camminato per 3 giorni e 3 notti. All'imbrunire del terzo giorno eravamo circa rimasti 2.500-3.000 prigionieri. Adesso un calcolo mio approssimativo, saremmo stati 4.000 o 2.000, non so con precisione. Diciamo, ci hanno fatto fermare in una grande radura, perché noi camminavamo in questo terreno, la Bassa Slesia, erano tutti boschi così qui. Allora attraversavamo. Camminavamo sulla strada asfaltata, però ai lati c'erano tutti questi boschi. Allora ci hanno fatto addentrare in un bosco, abbiamo camminato per un'oretta, poi siamo arrivati in un grande spiazzato, una grande radura, adesso non so calcolare, ma sono stati 2-3 mila metri quadrati questo grande spiazzato, e ci hanno fatto fermare lì tramite l'interprete che ci diceva che dovevamo fermarci per un'ora, due, perché dovevamo fermarci per riposarci un pochettino. Ci hanno fatto fermare tutto questo gruppo e io ero sempre vigile, sempre con gli occhi aperti. Ho visto che i vari soldati, i vari SS, che sono stati un paio di 100.000, ci avevano circondati tutti quanti. Allora ho detto a questo mio cugino, guarda, dico, stiamo con gli occhi aperti perché qui dovrà succedere qualcosa, perché vedevo che i soldati, la SS, tutti stavano caricando le armi, i fucili, i mitra, i rivoltelli, mettevano tutte le pallottole in canna. E allora dico, che succede? Dovrà succedere? All'improvviso, come quello che prevedevo, inizia la carneficina. Allora tutti circondati questi soldati, sentiamo che stavano sparando. Infatti, alla prima scarica di colpi ho visto questo mio familiare che è crollato perché era stato colpito. Io ho avuto una reazione istintiva. Ho detto morto per morto, dico, mi sono buttato verso questa fila di soldati, ho dato una strattonata a destra e a sinistra e mi sono messo a correre e mi sentivo dietro le spalle le pallottole che mi fischiavano da tutte le parti e io sono riuscito ad arrivare in questo bosco e insieme a me, diciamo, ho sentito che vedevo anche altri 3-4 che correvano e siamo riusciti a entrare in questo bosco e io correvo, 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 sempre correvo, ma sentivo, diciamo, che mentre correvo, sentivo che fermavo pure a prendere un po' di fiato. Sentivo che, diciamo, che i tedeschi ormai la carneficina l'avevano compiuto, perché sicuramente avranno ucciso tutta questa massa di deportati. E allora adesso andavano a caccia di questi 4-5 che erano riusciti a fuggire. E mentre scappavo,
Mi si affianca un deportato come me. Gli dico, ma chi sei? Dice, io sono come te, sono un deportato. Dico, ma come, chi sei? Dice, ma io sono uno jugoslavo, sono uno jugoslavo, stavo a Buna anch'io, scappo anch'io. Dico, scappiamo insieme. Dico, ma tu capisci italiano? E lui mi fa, a me, dice, ma io capisco tutte le lingue, ma io non ho dato importanza, perché lì in campo c'erano gente che parlava 4-5 lingue, cioè, ma io conosco tutte le lingue. Ma la stranezza di questo deportato era che lui non aveva il viso tirato come un deportato, aveva un viso di una persona normale, però vestita righe, tutto quanto, e correva con me, correva. E noi sentivamo che questi tedeschi ogni tanto prendevano uno di questi che era riuscito a scappare e lo uccidevano. E allora arriva la notte, allora lui mi dice, fermiamoci un pochettino così ci riposiamo. Fermiamoci, ma io gli dico, perché dobbiamo fermarci qui sotto? Fermiamoci, cerchiamo di salire su qualche ramo, qui stiamo in alto, perché se passano vicino perlomeno non ci vedono. Va bene, fa lui, forse è giusto come dici te. Saliamo su quest'albero. E saliamo a un'altezza di 4-5 metri. Mentre eravamo su così, su quest'albero, era una nottata con la luna piena. Noi camminavamo in mezza neve, la neve rifletteva questa luna, sembrava che c'era il sole. Allora, noi mentre stavamo lì sotto quest'albero, vediamo avvicinarsi due soldati della SS con un cane lupo sotto l'albero nostro. Stavamo a 4-5 metri da loro. Questi cani lupo alsaziani, addestrati proprio alla caccia degli ebrei, non ha fiutato noi prigionieri, non ha sentito l'odorato nostro. Ma dico, ma questo com'è? Come io? Dico, ma perché? Com'è possibile? E pregavo il Dio, dico, Signore Dio, fate che se ne accorgono, ci ammazzano e finiamo di soffrire. Mentre, insomma, dopo qualche minuto, questi via e se ne vanno. Noi scendiamo dall'albero e cominciamo a camminare. Abbiamo camminato tutta la notte, poi ci fermavamo ogni tanto. Il secondo giorno ci siamo rimessi in cammino, ma la stranezza di questa persona era che non aveva mai fame, non aveva mai freddo, non aveva mai sete, niente. E allora noi il secondo giorno abbiamo camminato, un bel momento abbiamo trovato un gruppo di morti. In un tratto di strada ho scoperto, abbiamo visto un gruppo di morti di civili e allora io ho tolto i vestiti, ho messo il cappotto, un paio di pantaloni. Su quei vestiti che io avevo mi sono vestito con questi vestiti di civili, le scarpe, tutto quanto, il cappello, tutto quanto. E anche lui ha fatto altrettanto con me. E allora, mentre poi abbiamo continuato a camminare, all'inizio del terzo giorno, diciamo, abbiamo trovato una baracca di contadini. E allora lui mi ha detto, guarda, tu qui non ti muovere, vado io a parlare con queste persone qui e sento che cosa mi dicono. Perché noi sentivamo il rombo delle cannonate che venivano dalle vicinanze di Glevice, poi ho saputo che erano Glevice quando stavo liberato. E allora lui dopo qualche minuto è ritornato con un pezzo di pane. E mi ha detto, guarda, dico, erano polacchi, gli ho detto che eravamo civili italiani e che noi lavoravamo a Glevice, perché Glevice è una città qui vicina. E allora ci ha detto che noi la notte potevamo riposarci in questo pagliaio e domani mattina ce ne andavamo. Mi ha regalato questo pezzo di pane, va bene, dico, mettiamoci qui a riposarci. E infatti io ero stanco, mi sono messo a dormire. Ma lui mi ha detto, facciamo da per uno con il pane. Dico, no, 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 prendo tutto perché io per il momento non c'ho appetito. Lui non aveva appetito, non aveva fame, non aveva sonno, non aveva sede. Io quando ogni tanto, quando era appisolato, però aprivo gli occhi, vedevo sempre questo con gli occhi aperti. Dico, ma io non mi. Adesso, diciamo, al ripensamento di quello che è accaduto mi viene in mente, perché lì per lì non davo molta importanza, dico, ma perché? Forse non avrà sonno, forse non avrà fame, dico, ma
Terzo giorno abbiamo fatto così. Il terzo giorno, nell'attraversare una strada che c'era tra un bosco e l'altro, c'era una strada. Mentre stavamo attraversando questa strada, abbiamo incontrato una pattuglia di soldati tedeschi, che erano tre macchine di soldati tedeschi, furgoni, insomma. E allora ci hanno fermato: chi siete, dove andate? E questo gli ha detto in italiano, anzi in tedesco, perché questi tedeschi gli ha detto, dice, noi siamo civili italiani che stavamo lavorando a Gleevec, eravamo venuti da queste parti a trovare degli amici e adesso ci hanno detto di ritornare a Gleevec perché dice stanno avvicinando i russi. Questi hanno guardato così, che fare, che non fare. Poi qualche secondo mi dice, andate pure e andate a Gleevec. Infatti noi abbiamo camminato, il quarto giorno ormai sentiamo distintamente proprio il rombo delle cannonate e allora diciamo ormai era notte del quarto giorno e piano piano abbiamo visto delle luci in lontananza e abbiamo visto che erano delle trincee con i soldati tedeschi dentro. Ci siamo allontanati un pochino, abbiamo preso al largo, abbiamo camminato ancora per un'oretta e alla fine era notte ormai inoltrata e abbiamo incontrato un carro armato russo che ci voleva uccidere perché ci aveva preso per spie tedesche. Poi gli abbiamo, questo che parlava perfettamente anche il russo, e gli ha spiegato chi eravamo noi, gli abbiamo fatto vedere i vestiti, il numero al braccio e infatti da lì poi siamo arrivati, diciamo, al comando russo perché tramite una macchina con dei russi dentro ci hanno portato a questo comando russo che era, la città era stata occupata da un paio di giorni, da un paio di ore è stata occupata questa città e lì ci siamo fermati un paio di giorni in questa città. Dopo 2 giorni, dietro consiglio dei russi, del comando russo, ci hanno consigliato di tornare, di andare ancora nelle retrovie, cioè verso Cestrocova. A Cestrocova, che ci siamo fatti un'altra quarantina di chilometri a piedi, abbiamo incontrato il comando dove c'erano separati i vari comandi, comando francese, comando italiano, cioè dove stavano i raggruppamenti di questi deportati o civili che erano stati liberati e li mettevano, li avevano frazionati in questa città che è Cestrocova. E dopo una settimana che eravamo lì, sono venuti i russi e a me personalmente e anche agli altri, adesso non so, tutta la massa di prigionieri che stavano lì che fino a ci hanno detto, cioè, ma voi siete con i tedeschi o contro i tedeschi? Ma contro i tedeschi. Allora tutta questa massa di gente dice, voi ci dovete aiutare. Allora a me, diciamo, mi hanno mandato al fronte, cioè aggregato col genio russo a fare le trincee e sono stato un altri 3-4 mesi con i russi. Dopo 4-5 mesi sono finita la guerra, mi hanno mandato in un posto dove c'erano anche altri italiani, ho incontrato altri romani, da lì sono arrivato fino a Bologna, da Bologna ho preso il treno e sono arrivato a Roma. E a Roma, diciamo, ecco, è finita la mia storia della deportazione. Quando tu sei arrivato a Labuna, e poi hai lavorato a Labuna, hai incontrato altri ebrei romani? Hai potuto incontrare o altri ebrei italiani che poi sono sopravvissuti? Ho incontrato un certo sonnino che poi ha voluto il destino, che poi diciamo è diventato mio cognato, sonnino Davide. Ma era stato preso con la retata del ghetto lui o No, era no? stato preso diciamo, in un'altra parte, a Roma, in un altro periodo, poi da quel campo, diciamo, era stato mandato nel mio campo, è stato trasferito in un altro campo che non mi ricordo, diciamo, la sua storia. Poi da lì lui fu liberato con la liberazione di Auschwitz. Con la liberazione di Auschwitz di Buna. Ho incontrato un certo pure
due o tre ebrei, un certo Piverno, un certo Piverno, non so se certo Piverno Mario, certo Piverno Mario, ho incontrato un fratello, ecco, di mio cognato che è un certo Sonnino, non mi ricordo Beh, vabbè, Sonnino. non è importanza. Sì, Senti, invece l'altra cosa è questa. Tu ci hai detto che lavoravate a secondo la stagione 8, 10, sì, 12, perché le giornate secondo perché era l'intensità con la della luce, luce. certo, Sì. no? Ecco, ci puoi dire, ad esempio, com'era la giornata di lavoro? A che ora vi alzavate, ad esempio? Certo, non credo che vi alzavate alle 8 del mattino. No, 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 noi ci avevamo circa adesso grosso modo un'ora circa, un'ora e un quarto di tempo, la sveglia, uno doveva rifare il letto molto 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 bene, doveva andare al bagno, lavarsi, vestirsi secondo le regole loro, che era una schifezza, insomma, che diciamo doveva andare al bagno, fare i bisogni che uno doveva fare, perché non è che si poteva andare spesso al bagno, allora le necessità corporali andavano fatte in quell'ora quando uno si alzava, poi andava in questi, che poi era tutto un gabinetto lungo che portava un 20-30 gabinetti, un lavandino, che c'erano 10-20 lavandini, che uno si lavava lì, si doveva togliere tutto da dosso, con la paura che ti rubassero qualcosa, tenevi sempre vicina, allora ti lavavi, ti sciacquavi, tutto quanto, ti mettevi bene, tutto quanto, e poi andavi a fare la colazione. La colazione consisteva in questa fetta di pane, questo pezzo di Ecco, margherina. scusa se interrompo, ma per farci capire, tu dici fetta di pane, ma ad esempio, grosso modo, quanti grammi era questa fetta di pane? Perché uno può pensare a una fetta di pane di quelle che mangiamo noi, quindi bella, grossa, abbondante, e Una che fetta di pane pane, era un pane, quelle famosi pani tedeschi era? A a cassetta. cassetta, neri, forse di frumento erano, non so, della Segale, segala, queste così, cose. ma era buono perché c'era la fame. Certo. Io quando lo mangerei, ma era buono perché c'era la fame. Era una fetta che saranno stati 200 grammi, Certo. 250, non di più, 250 grammi di pane che, diciamo, con questo pezzo di margherina che sono stati 20, Pochi 30 grammi, grammi, 40 grammi, ma io adesso quantifico perché non l'ho sì. mai Sì, no, pesato, no, non no, conosco mai certo, ma insomma. la maniera di pesarla, e questo, diciamo, mezzo litro di anche qualcosa di più di acqua scura che era orzo calda, sì, calda, ecco che questo magari ti sosteneva un Ecco, pochettino. senti, naturalmente voi eravate guardati dalle SS, cioè le sentinelle, però c'erano i capò. Ecco, i capò com'erano? Perché da molte testimonianze sappiamo che spesso i capò erano anche più feroci Ma delle SS i stesse. capò, appunto, il 90%, per non dire il 95% di questi capò, perché io sinceramente non l'ho mai visto, diciamo, di capò come mi hanno detto che c'erano anche capò ebrei. Io non l'ho mai visto. Perché io i capò che io ho veduto durante la mia prigionia erano capò tutti con il triangolo Quindi verde, delinquenti comuni. tutti delinquenti comuni che avevano da scontare i vari anni di galera. Allora loro mi facevano queste proposte. Lì loro erano uomini liberi, avevano mansioni, diciamo, non faticose, avevano quella libertà, avevano la possibilità anche di frequentare delle donne lì nel campo, che c'erano, diciamo, le case chiuse, che potevano andare, c'erano queste comunità, avevano, diciamo, il vitto, diciamo, abbondante, insomma, avere un trattamento che Ecco, loro. senti, e il capo aveva di fatto diritto di vita e di morte su di voi, cioè non. Ma di vita e di morte, sì, diciamo, fino al 1943 e anche all'inizio del 1944, qualunque SS poteva uccidere un ebreo senza dover rendere conto a nessuno. Magari in seguito nel 44, a metà del 44, alla fine del 44,
Quello dice: io l'ho ucciso perché tentava di scappare o perché mi si era ribellato. Ma io ho visto varie volte che quello gli dava proprio il calcio del fucile in testa che gli spaccava Sì, la testa. poi raccontava Per che avevi tentato di scappare, ma il motivo era qualsiasi, qualsiasi. qualsiasi altro Ma motivo io era ho buono. visto, diciamo, massacrare di botte un deportato perché non si era levato in tempo il cappello. Perché quando passavi, diceva: SS, mizzi un attimo, diceva. E te lo devi mettere su attento. E quello chissà, distrattamente non l'aveva visto, non l'aveva fatto. Questo l'ha preso come uno sfregio. Ma che cosa? Io non so se è morto. Senti, e anche a Labuna, come ad Auschwitz e negli altri campi, c'erano gli appelli che potevano essere anche molto lunghi, no? Cioè, venivano Sì. contati al mattino, contati alla E sera, sì, no? perché capitava, puta caso, capitava. Mancava all'appello una persona che poi per una baratella o perché era andato all'ospedale e non l'avevano trascritto, insomma risultava anche altra persona, ma lì ore e ore e ore si stava lì sulla piazza, se pioveva, se nevicava, se c'era la nebbia, qualunque cosa, noi dovevamo stare lì fino che non, diciamo, non finiva l'appello completo, insomma. Senti, tu ci hai parlato di quelli che hai avuto lavoratori civili o militari. Voi non potevate uscire dal campo, ovviamente, No. nel lager eravate, lavoravate e dormivate poi, mentre loro probabilmente uscivano poi, cioè finito il lavoro avevano altri baraccamenti, Ma erano. io sinceramente non l'ho mai visto. So che, diciamo, quando rientravano erano inquadrati a tappelli i militari, ma avevano quella libertà perché io vedevo che, diciamo, o direttamente o indirettamente, sapevo notizie di questa gente che riceveva la corrispondenza da casa, riceveva i pacchi da casa, riceveva diciamo, notizie da casa, giornali. Come faceva questo qui? Appunto perché se questi avevano la possibilità di comprarsi una camicia da questo mio capo e pagarla con viveri o altre cose di prima necessità per loro, perché? Come? E allora è segno che questa gente aveva la possibilità di avere una certa libertà che noi non avevamo. Certo, senti, un'altra domanda è questa. Voi a Labuna sapevate più o meno che cosa accadeva a Birkenau oppure no? Cioè, sapevate che a Birkenau si sterminava la Ma gente? io per i primi mesi no, per i primi mesi, perché non c'erano contatti, diciamo, sì, con qualche vecchio, ma è il fattore lingua che subentrava, che non c'era un dialogo. Io il dialogo lo potevo avere se incontravo qualche italiano, ma non potevo fare un discorso con un tedesco, con un polacco o con un russo. Che mi capivo? Io capivo solo come, diciamo, i numeri, quello mi diceva il lavoro, prendi la pala. Tutte queste qua, svelto, tutte queste cose, Gli ordini, è stato insomma. gli Ecco, ordini strettamente necessari, insomma. senti, un'altra cosa. Tu hai parlato appunto della difficoltà a comprendere la lingua. Ecco, non capire un ordine. Se non capiva un ordine, un prigioniero, che cosa gli poteva capitare? Erano minimo, minimo i calci e pugni che riceveva, perché un bel momento, diciamo, molto contava anche l'intuito, vedere la persona. Io, per esempio, avevo adottato un sistema che fin dall'inizio è stato valido per me. Cioè, io non ho fatto il lavativo come hanno fatto il 90% delle persone che facevano i lavativi fin dall'inizio. E cioè dice: io lavoro poco, non voglio lavorare perché ho freddo, perché di qua, perché il lavoro è pesante. E allora che succedeva? Che questi lavativi erano controllati, tenuti sempre a vista se lavoravano, se si fermavano, se facevano il lavoro come devono farlo. Io invece che mi sono fatto vedere un po' molto volonteroso, vedete qua, facevo le cose con una certa sveltezza. Un bel momento, questo cavo diceva: allora, guarda, tu prendi questa riora, arriva lì a 100 metri, carica questo materiale e lo devi riportare qua. Io andavo a prendere la riora. Ma io in certo momento, quando mi potevo nascondere, non c'è nessuno, me nascondevo e mi mettevo lì, Senti, quindi in arrivato. pratica voi avete lavorato per costruire la fabbrica, Sì, no? Perché Labuna era una grande fabbrica delle Gefarben, no? sì. Quindi che doveva produrre benzina sintetica, Esatto. gomma,
Quindi voi avete lavorato a costruirla in. Io mi ricordo che portavo appunto queste bombole d'ossigeno sulle spalle e arrivavo all'altezza di 10-15 metri e molte volte proprio mi veniva l'istinto di buttarmi di sotto e morire. E infatti quando dopo parecchi anni fa andai a passare una visita dal professore ortopedico, professor Perugia, e lui nel visitarmi mi disse, dice, ti porto, ma tu hai portato dei pesi sulle spalle per un certo periodo di tempo. Dico, no, professore, io non l'ho mai portato. E dico, ricordati bene che tu per un certo periodo di tempo hai portato dei pesi. Dico, bene, io nel 38-39 ho portato qualche sacco, qualcosa, no? Dico, tu hai portato dei pezzi di metallo duro, perché se no, quello che c'è qui sulla spalla, non ti si costruiva questa specie di callo. Allora poi lui, io mi sono ricordato, dicevo, sì, professore, ha ragione, perché io per qualche mese portavo queste bombole Che d'ossigeno. serviva per le saldature, Eh no? sì, perché se andava all'altezza, allora queste impalcature servivano per costruire, diciamo, per fare le saldature. E allora mi ricordo questo particolare, è Certo, andata lì. senti, un'altra domanda è questa. Tu hai parlato delle selezioni, no? Sì. Alla Buna, Monowitz, non c'erano camera a gas e forno No, no, crematorio. Buna no. Quindi la gente veniva mandata poi a Birkenau, ad Auschwitz, no? Esatto. Esatto. Quindi le selezioni, e poi questa gente spariva, veniva avviata. Ecco, invece volevo chiederti un'altra cosa. Quando tu sei stato liberato, o meglio, sei sfuggito, perché c'è stata questa Beh, fuga, di 3-4 mila sono stato io, penso certo. che Poi hai solo. incontrato il carro armato, diciamo lì. Sì. Ha incontrato finalmente Un i po' la russi, libertà, sì. ecco. Volevo dire, ma nel periodo in cui sei stato nel lager e poi in questi giorni in cui avete vagato verso la libertà, avete avuto modo di vedere la popolazione polacca, come si comportava con voi prigionieri? Ad esempio, secondo te, la gente che viveva in quella zona sapeva di Auschwitz e di che cosa succedeva lì dentro? Sapeva perché, diciamo, io 2 o 3 volte ho avuto occasione, non so non mi ricordo per quale motivo, che dovevamo andare fuori di Buna inquadrati, non mi ricordo se dovevamo andare a caricare dei vagoni e strada facendo, perché dovessimo camminare per qualche chilometro, e si incontrava la popolazione, si incontrava che la popolazione era tutta gente tedesca, insomma, perché Auschwitz sta quasi al confine Certo, in con la Slesia, Germania, la quindi. Slesia, e allora questa gente che ci sputava addosso, ci tirava i sassi, proprio si vedeva proprio che, diciamo, dimostrava un rancore, un odio verso noi prigionieri lì, che non abbiamo fatto Senti, niente di ecco, adesso male. veniamo a una parte altrettanto e molto importante. Molti pensano che una volta che voi siete stati liberati, beh, lì è finito tutto e avete ricominciato una vita normalissima, tranquilla. Ecco, invece vorrei chiederti cos'è successo quando sei tornato in Italia, cioè cos'è stata la tua vita dal momento in cui sei tornato in Italia? Avete trovato solidarietà? La gente credeva ai vostri racconti? Oppure no? Oppure, appunto, che cosa è stata la vita di un superstite quando è tornato a casa? Ma penso che la vita di un superstite, diciamo, me compreso, abbiamo avuto tutti i stessi problemi, perché quello che è successo a me l'ho visto, perché ho avuto amici, parenti, che, diciamo, hanno sofferto. Prendiamo il caso di mia moglie, la famiglia di mia moglie. Mia moglie, con tutta la famiglia, il padre, la madre, 2 sorelle e un fratello, fu catturata a Roma il 23 marzo del 1944. Il padre, il 24 marzo, fu mandato alle fosse ardeatine, dove fu ucciso. E lei, con tutta la famiglia, dopo qualche settimana di carcere a Regina Coeli, fu inviata a Fossoli. Dopo un mese e mezzo di Fossoli, fu
fu inviata a Birkenau. E diciamo, arrivata a Birkenau, dalla selezione si salvò lei, mia moglie e una sorella. Fortunatamente sono ritornate a Roma tutte e due. La sorella, dopo qualche anno, è morta, insomma. E in pratica mia moglie non ha mai, 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 mai voluto parlare né di Birkenau, né di quello che ha fatto, di quello che ha sofferto. Non ha voluto mai, mai, mai più sapere di tutto quello che gli è successo. Ma diciamo, come mia moglie, so che molte persone hanno avuto lo stesso trauma, e anche io, diciamo, ho avuto questo trauma che per qualche anno ho rifiutato un po' di tante cose. E ho avuto anche un trauma, se mi è consentito, di leggere alcuni appunti che Come io no, ho certo, fatto. volentieri. Ecco. Scusa Giuseppe, tu hai parlato di tua moglie. Tua moglie l'hai conosciuta dopo, al ritorno, non l'hai conosciuta al campo. Ok. Io che anche fortunatamente e felicemente abbiamo fatto 50 anni di matrimonio, Festeggiati al tempio a Roma. sì, questo è già dal tempio di Certo. Roma, ho portato qui delle fotografie, se posso interessare, se no Cosa non vai ho da portato. fare? Ok. Tu sei stato arrestato da fascisti e Sì. nazisti assieme. La famiglia di tua moglie da chi è stata arrestata? Ma secondo il racconto di mia moglie è stata arrestata dai tedeschi che fecero l'astrellamento, cioè i tedeschi rastrellarono vari ebrei che stavano nel ghetto. Ma senti, un'altra domanda è questa. Ci ha incuriosito molto il racconto che tu ci hai fatto di questo tuo compagno di fuga che non ha mangiato, non ha dormito, non aveva sete. Ma tu sei riuscito poi a sapere chi era? L'hai visto, l'hai più visto, l'hai incontrato oppure è sparito? No, non sono più riuscita a sapere, anche perché per me era, dalla liberazione, per me era chiuso, volevo dimenticare quello che avevo avuto e quello che avevo subito. E non mi sono più interessato, diciamo, di sapere chi era questa persona, che poi la cosa strana è che io non ho mai chiesto a questo come si chiamava. Non so il nome, il cognome, il numero del braccio. Io non ci ho avuto più la possibilità di avere, diciamo, di rintracciare questa persona qui. Ma la cosa strana è che questa persona aveva sempre l'aspetto di una persona non stanca, non deperita, diciamo, non timorosa di quello che poteva capitare il domani, di una tranquillità che mi sembrava una persona che, come uno dice, andiamo a fare una passeggiata, insomma, tranquilla, non aveva mai fame, non aveva mai sete. Non aveva mai sonno. E non sai chi fosse, Non so. appunto. E per me è stato un mistero lì. Era Allora solo. io mi devo ricredere e dico, forse il Padre Eterno che mi ha voluto aiutare così, perché non so se non avessi incontrato questa persona, se mi sarei salvato. Non lo so, Senti, ma lui perché. cos'era? Lui era un triangolo rosso, quindi era un politico, era un. No, 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 O no, era un era un ebreo? ebreo. Ah, era un ebreo anche lui. Era un ebreo deportato anche lui. Ho capito. Era un ebreo deportato anche Senti, è un'altra domanda. Torniamo a quando sei stato costretto al lavoro obbligatorio, forzato sul Tevere. Tu ci hai raccontato che ogni tanto scappavi, no? Ti buttavi a fiume, lo attraversavi, però non ti hanno mai preso. Ma secondo te come mai? E poi l'ho saputo quando sono ritornato a Roma, dopo un paio d'anni. Siccome io esercitavo il mestiere di ambulante con la licenza di mio padre, e annualmente per rinnovare questa licenza bisognava stare in regola con il pagamento di una tassa che si chiamava Lige e si pagava a Corso Vittorio Emanuele, cioè di fronte a Piazza della Chiesa Nuova. C'era un palazzo con un ufficio, l'ufficio del Lige.
E lì ogni anno si andava lì a pagare la tassa e con quello si poteva rinnovare la licenza. Se non c'era l'avvenuto pagamento di questa tassa, il comune non ti rinnovava la licenza. Nel 47, 47, 48, ma più 47 credo, mi ricordo che andai a questo ufficio e io ero in regola con il pagamento delle tasse e tutto, e andai a questo ufficio dell'ICE. Guardi, io sono qui a ritirare il certificato per rinnovare la licenza. Cioè, come si chiama lei? Di Porto Giuseppe. No, guardi, lei non può, non glielo possiamo dare perché lei non è in regola con i pagamenti. Dico, ma come non sono in regola con i pagamenti? Io ho pagato, ogni anno pago regolarmente. Dico, qui c'è un errore. Allora, con l'impiegato prendemmo l'accordo che il giorno dopo dovevo presentarmi in questo ufficio con la ricevuta di pagamento avvenuta. Il giorno dopo andai a questo ufficio, mi presentai in questa licenza. Buongiorno, buongiorno. Allora io, che ho una voce un po' alta, gli dissi forte, ecco, sono di Porto Giuseppe e sono venuto ieri a ritirare il certificato per il rinnovo delle licenze. Ah, allora presentare, sono, guardi, lei ha ragione, mi fece l'impiegato, lei ha ragione perché è in regola, stia tranquillo. E mi fece la ricevuta dell'avvenuto pagamento. Mentre ero così, mi sento toccare sulle spalle, mi volto e vedo un viso, mi sembrava un viso un po' conosciuto, ma non è che avevo grandi rapporti. Dico, scusami, che vuoi? Ci senti un po', ma tu ti chiami di Porto Giuseppe? Dico, sì, hai sentito? Adesso qui all'impiegato. Senti un po', ti faccio una domanda se non ti dispiace, mi fece questo qui. Ma per caso, mi fece lui, ma per caso, ma che tu lavoravi con la ditta di Penta a Ponte Vittorio? Dico sì. E a te che ti interessa questo? Allora mi disse, senti, vedi, adesso tu sei una persona libera, io sono una persona libera. Se io ti avessi incontrato qualche anno fa, sicuramente ti avrei ucciso. Io. E io cadevo dai nuovi, io. E che ti ho fatto? Dico, io non credo di aver fatto mai del male a nessuno. Cioè, sai che mi facevi? Lo sai come mi chiamo io? Io mi chiamo Di Porto Giuseppe e lavoravo alla ditta di Penta a Ponte Milvio. Che succedeva? Che quando i carabinieri facevano la denuncia a Di Porto Giuseppe, andavano a vedere Di Porto Giuseppe, venivano da me che abitava a Testaccia a prendermi e mi portavano a Regina Coeli. 5-6 volte mi hanno portato a Regina Coeli. Io, per fortuna, che ormai sapevo tutto quanto. Mi avevano cautelato e quando mi arrestavano gli facevo vedere subito che io stavo in regola. Infatti, dopo subito indagini, dopo qualche ora di carcere, mi tiravano fuori. Dico, senti, allora, guarda, io lo facevo in buona fede. Non sapevo che, diciamo, che tu eri una secomba, se no io non l'avrei fatto quella cosa. Ecco, e ho scoperto il Il mistero mistero del di nome. questo famoso Di Porto Giuseppe. E adesso vi faccio un'ultima domanda che però è importante perché molta gente pensa che quando voi siete stati liberati dalla prigionia nei lager, beh, questa tragedia è finita e avete ricominciato una vita normale, no, come tutti. Ecco, ci vuoi raccontare qual è stata la tua vita? Da quando sei tornato in Italia, cioè sei arrivato in Italia e lì è cominciata una nuova vita. Bene, questa nuova vita com'è stata? Vi credevano, ad esempio, quando voi raccontavate del lager, vi hanno aiutati oppure no, oppure avete trovato difficoltà? Allora, io qui ho scritto due righe, amaro ritorno del sopravvissuto. Nessuno credeva a quanto noi raccontavamo. Centinaia di persone ti interrogavano per sapere che fine avevano fatto i loro familiari, se erano vivi o erano morti. Il sopravvissuto doveva difendersi da molte accuse, di come era riuscito a non morire e di che cosa aveva fatto per salvarsi. Dopo qualche mese dal mio ritorno in Italia, ho tentato in tutte le maniere di dimenticare quanto avevo veduto e quello che avevo sofferto. Per molti mesi la notte non dormivo e soffrivo di incubi. Per oltre un anno, quando uscivo dalla mia casa, dovevo portare nelle mie tasche 2 o 3 pezzi di pane per paura della fame. E quello che è successo a me del pane è successo pure a molti altri. Questa forma di
terrore, di una forma di pazzia, chiamavano, insomma. Nel 1946 sono stato ricoverato per qualche mese in ospedale con la diagnosi di una forma di pazzia che non avevo e che era solo un forte esaurimento nervoso. Perché mi hanno tenuto per 5-6 mesi a questo ospedale. Un bel momento ho firmato, ho detto io non voglio più morire in questo ospedale, voglio andare a morire per la strada. Ho firmato la mia dichiarazione, ho firmato che diciamo di mia iniziativa uscivo e me ne sono andato per la strada perché io soffrivo, no, mi girava sempre tutto intorno, come sempre ubriaco, vedevo tutte le cose che si muovevano. Allora ho incontrato un angelo, un mio amico, che vedendomi così dice: ma che hai fatto? Dice: ma nell'ospedale, dico no, sono uscito. Dico: guarda, io mi metto qui per strada, aspetto che muoio così, muoio per strada, un po' di meglio all'ospedale. Dice: senti, ce l'hai tempo mezz'ora? Andiamo su da un mio medico che è dottore, vediamo che cosa ci dice. Sì. Lui nel 46-47 la macchina non c'era nessuno, c'era un furgoncino e mi portò a Prima Valle, che c'era un dottorino che lui conosceva. Lui non sapeva, questo dottore non sapeva niente di me. Mi visita, mi guarda, mi gira, mi segue, però poi mi fa, dice: senti, a che negli ultimi tempi ti è accaduto qualcosa a te? E dico: sì, dottore. E gli ho raccontato, grosso modo, un piccolo riassunto di Auschwitz. Allora lui mi disse a me in parole proprio brevi, volgarmente mi disse: tu non hai un cavolo, tu sei sano come un pesce, tu hai solo un forte esaurimento nervoso perché tu fai questa cura. E infatti ho fatto questa cura di calcio e bronate e fosforo valerianato e dopo qualche settimana allora, ecco, noi ebrei siamo stati violentati 2 volte. La prima volta quando siamo stati strappati dalle nostre terre e dalle nostre famiglie e portati nei lager. La seconda volta, quando miracolosamente sopravvissuti alla morte nei forni crematori, siamo ritornati nelle nostre case. E nessuno, ripeto, nessuno si è mai curato di noi. Non chiedevamo un pezzo di pane, ma solamente un aiuto morale e un'assistenza di un psicologo per il grande trauma subito. In seguito abbiamo saputo che tutto il mondo civile sapeva di quanto accadeva ad Auschwitz e dintorni, americani, inglesi, francesi e il Vaticano compreso. Sapevano tutto e una loro voce avrebbero abbreviato le nostre sofferenze e salvato migliaia di vite umane dalla morte nei forni crematori. Un'alta percentuale di nazisti della SS era di religione cattolica e erano buonissimi padri di famiglia. Quando andavano in chiesa a pregare, cosa confessavano al prete? Quante persone avevano ucciso negli ultimi giorni? Se nei secoli passati ci fossero stati dei papa come Giovanni Roncalli o come il papa attuale Giovanni Paolo II, sicuramente non sarebbe nato l'antisemitismo e l'odio contro gli ebrei, che reato di proposito per i fatti che accadevano in quell'epoca e coltivati con l'ignoranza della gente. Ecco, senti, io ti avevo promesso che era l'ultima domanda, ma ritengo che sia necessario fartene altre due. Quando tu sei tornato a casa, scusa se insisto su questo aspetto, ma è importante, quando sei tornato a casa, sicuramente ebrei, ma non solo ebrei, ti avranno chiesto intanto se tu avevi notizie dei loro che non erano tornati, no? E poi ti avranno chiesto, presumo, che cosa avevi passato, che cosa ti era accaduto. Ecco, ebrei o non ebrei, al racconto che tu hai potuto fare di quello che è stata la tua vicenda, ecco, credevano oppure pensavano che tu raccontassi cose certamente incredibili, perché per chi non le ha vissute sono incredibili. A differenza di questi ultimi anni, sono dovuti passare molti mesi, qualche anno, perché poi sono uscite fuori queste altre testimonianze, questi filmati, e allora loro, questa gente,
si è ricreduta, diciamo, di quanto noi dicevamo, di quello che avevamo sofferto, di quello che avevamo veduto, di quello che era successo. Perché in primo tempo sembrava un po', diciamo, che noi volevamo ingrandire, diciamo, tutta questa. E allora questa storia, allora diciamo, pensate, ma tu come hai fatto a sopravvivere? Come hai fatto? Di mille, perché ti sei salvato questi 4-5? Come hai fatto? Che Quindi cosa? eravate quasi colpevoli, tra Quasi virgolette, di colpevoli, essere sopravvissuti. colpevoli, senti, ma io mi sono sentito colpevole in varie occasioni, come quando venivano delle madri di famiglia che mi dicevano: ma che hai visto mio marito così, così e così? Dico: no, mi dispiace, cioè, ecco, io adesso come faccio a sopravvivere? Sono rimasto vedova con 3 figli. Allora subentrava un senso di colpa, dire: ma invece di sopravvivere io, era meglio che sopravviva quel poverino che aveva 3 figli. Allora vivevi con quel rimorso sulla coscienza che ti sentivi un po' in colpa di esserti salvato, di essere sopravvissuto. Veramente è una cosa che ha portato per tanto tanto tempo sulla coscienza, ma uno sulla coscienza no, non aveva nessuna colpa, perché dico, è stata volontà di Dio, insomma, a sopravvivere. Certo, senti, e ecco, assistenza medica, aiuto anche Nessuno, noi economico. amo nessuno, 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 nessuno. Io ho incominciato a lavorare. Posso interrompere un minuto solo? Scusa. Io ho ricominciato a lavorare sono riuscito, dopo molte fatiche, a ritrovare la licenza di mio padre, che gli era stata ritirata perché era di religione, di razza ebraica, di razza, e ancora non si riesce a capire che l'ebraico è l'ebraismo, è una religione e non una razza, di razza ebraica. Mi ricordo quelle giornate, che fu una tragedia appunto per la famiglia. Dovette consegnare questa licenza a Via Monserrato, la prima circoscrizione, che prima era Via Monserrato e adesso sta Via Giulia, e dovette riconsegnare. Io, quando ritornai alla prigionia, mi ricordai che questa licenza di mio padre esisteva, e mi rivolsi via alla circoscrizione e mi dissero: no, guardi, questa licenza non è qui, deve andare all'ufficio licenze a Montecaprino, Campidoglio. Dato a Montecaprino non c'è questa licenza, circoscrizione. Io per un anno facevo avanti e dietro, avanti e dietro. Una volta mi trovavo a Montecaprino, un impiegato mi disse a me, dice: ecco sta licenza che rompi dura. Allora lo presi per le gambe, lo volevo buttare dalla finestra. Montecaprino sta in alto. Io l'avrei, senz'altro, avrei fatto un omicidio, perché già non vedevo più nulla, perché dico, è un anno che andavo avanti e dietro. Io non potevo lavorare, non c'avevo nessuna possibilità di sopravvivenza. Dico, ritorno a Roma dopo quello che ho subito, devo stare a subire. Dico: voi qui siete una massa di fascisti. Dico. Siete una massa di fascisti, perché voi sapete che questa licenza esiste. Allora, no, trovai una persona molto gentile, perché venne la polizia, trovai una persona molto gentile, che mi disse: ma lei che cos'è successo? E lei raccontai la mia storia. Dice: ma come si chiama papà suo? Di Porto Sabatino, mamma Sede Piazza Letizia. Dice: Sede Piazza. Dice: ma lei conosce un certo Sede Pacifico? E mio zio, un fratello di mamma. E questo era un capo ufficio di me. Dice: guarda, mettimi questo qua, ci penso io. Chiamo l'impiegato, dice: guarda, vammi all'archivio e tirami fuori questo documento, che deve esistere qua, perché io ero sicuro, perché a via Monserrato mi fecero vedere che c'era il documento, che questa licenza era stata mandata all'ufficio licenze del comune di Roma. Uscì fuori questa licenza, fortunatamente ho incominciato a lavorare per conto mio, ho fatto una vita di sacrifici, lavoravo pure 20 ore al giorno. Ho lavorato. Io ho conosciuto la domenica a 40 anni e le vacanze a 45. Ho sempre lavorato, perché ho detto: quello che ho sofferto io, i miei figli non devono soffrire. E ringraziando Dio, adesso posso vivere con una piccola tranquillità. Non ho più, diciamo, quegli assilli di lavoro. I miei figli si sono fatti grandi, ma ho sofferto, ho tribolato tanto, perché, diciamo, con il carrettino lavoravo notte e giorno, e la domenica compresa, che andavo a lavorare a Porta Portese.
con questo garantito. Certo, senti, l'ultima domanda veramente. Tu sai, perché sei della nostra associazione da tantissimi anni, che noi raccogliamo queste testimonianze non solo per l'aspetto storico, ma anche e soprattutto perché queste testimonianze saranno fondamentali per i giovani, per capire e soprattutto per conoscere dalla voce dei superstiti che cosa è accaduto in quegli anni e quale tragedia è stata la Shoah, lo sterminio, la deportazione. Ecco, la domanda che io voglio farti è questa. Io conosco uno dei tuoi figli, che tra l'altro è anche fondatore di questa associazione I figli figli della della Shoah. Shoah, che noi apprezziamo moltissimo perché è recente, ma già hanno fatto tante cose e molto importanti. Ecco, la domanda è questa. Come è accaduto la trasmissione dell'esperienza tua ai tuoi figli, cioè quando hai cominciato a raccontargli, che domande ti hanno fatto loro, cioè è nato più da loro, dalla loro curiosità di sapere che cosa era accaduto a tuo padre, oppure è stato il padre, in questo caso anche la madre, perché appunto tua moglie è No, stata in mia moglie B. non ha mai parlato. Ecco, la trasmissione di questa memoria con i tuoi figli, come è avvenuta? Ma la trasmissione reale, diciamo più che altro, sono negli ultimi 3-4 anni. Ma i miei figli sapevano perché, diciamo, nei libri che leggevano, nella scuola già se ne parlava. Io ho avuto sempre un po' di pudore a raccontare le mie sofferenze, perché sembrava che uno volesse crearsi un alibi di tutto quello che era successo. Cioè, da dire, io adesso questo non voglio fare perché io ho sofferto, questo non me la rifarlo perché ho sofferto. Non mi sono voluto mai creare un alibi. Ho avuto sempre un po' timore di parlare francamente, di chiamare i miei figli: guardate, noi abbiamo sofferto questo e questo, c'è successo questo e questo. No, poi quando queste cose sono venute automatiche, papà, ma è vero questo? Sì, allora raccontavo. Quando loro mi interrogavano a me, mi dicevano: ma papà, ma com'è questo? Perché questo? Perché? Allora io raccontavo molto volentieri, diciamo, e loro sono molto, molto appunto addentrati, proprio perché, diciamo, hanno letto vari libri da Wiesenthal, da Wiesel, da Primo Levi, da tutti questi libri sulle deportazioni, sui campi di sterminio, sui vari campi, tutto quello che è successo nella storia, e allora loro, diciamo. Certo, ma faccio una domanda che può sembrare banale e stupida. Tu e tua moglie siete tatuati, cioè siete quelli di Auschwitz che hanno il numero sul braccio. Ecco, i tuoi figli, quando hanno visto questo numero, che cosa ti hanno chiesto? Cioè, che cosa hanno pensato che fosse? Qual è stata la No, loro perché curiosità? magari sì, ma noi, diciamo, non gli abbiamo dato molta importanza a queste cose. Cioè, quando ci facevano questo interrogatorio, che loro già dalle elementari, dalla scuola, loro già insegnavano, perché loro hanno frequentato le scuole ebraiche, allora gli insegnavano già, diciamo, che cosa era avvenuto, quello che era avvenuto. Allora si parlava così, ma non era mai in una maniera molto profonda come si sta facendo adesso. Noi parlavamo. Non dicevo mai tanti anni fa, adesso sì, perché i miei figli ormai sanno tutta la storia, ma quello che ho sofferto, quello che non ho sofferto, quello che mangiavo, quello che diciamo, le privazioni che ho avuto, la fuga, tutte queste cose così. Senti, ma può essere che tu parlassi poco loro di questa tragedia per non caricare su di loro questa eredità che è pesante, Ma perché può darsi pure che io c'è un appunto, modo di salvaguardarli, un modo di non. io ho avuto un grosso problema, che mia moglie, non volevo fare questi discorsi, mia moglie ha sempre rifiutato. Certo, Io lo non mi so. sono mai potuto permettere, diciamo, di aprire questo discorso davanti ai miei figli, mai, perché, diciamo, mia moglie so che gli avrebbe fatto male, perché a un'età di 14 anni e mezzo, 15 anni, subire un trauma di quel genere, andare in carcere, stare un mese e mezzo a regina celle, andare a Foso e poi vedere il distacco della famiglia, sapere che il padre era morto alle Fosse Ardeatine, è per lei che E stava poi c'era anche la sempre. condizione della donna che,
Certe cose che accadevano nel campo per Sì, una donna erano anche più era portata drammatiche. sotto un'altra forma, Certo. insomma. E allora lei ha sempre rifiutato. Io, diciamo, per affetto che mi riguardi mia moglie, non gli ho mai chiesto perché, come, insomma, non... ma andava bene come donna, ma andava bene come mentalità, ma andava bene come abitudini, insomma, non sono stato lì a voler violentare per Certo, forza sarebbe una una persona, violenza, certo, hai una ragione, è violenza, una perché violenza sai quante tremenda. volte ho detto, ma scusa, ma noi andiamo a una riunione così, ma tu, dico, tu hai il dovere di andarci. Non c'è stato niente. No, no, ma non si Non c'è. può. L'unica che riusciva a convincerla, sai chi era? Settimia. Settimia, eh? Marisa, ma tu devi... Allora si convince, guarda, non ne parliamo niente, andiamo lì, solo così, una presenza. Allora io riuscivo a dire, allora senti, telefono a Marisa, senti se può venire a questa... Allora raramente veniva, cioè, perché Settimia... Io abitavo al secondo piano e Settimia al terzo. Certo. Abitavamo lì, insomma, siamo cresciuti insieme, la nostra gioventù, insomma, è stata, diciamo, molto, molto, Siete cresciuti assieme, praticamente. sì, a 5 metri di distanza, proprio sotto, insomma, non, ci vedevamo tutti i giorni, tutti i momenti Certo, della certo. giornata, capito? Insomma. Sì. Bene, Giuseppe, io ti ringrazio.